adesso cosa sentite? Che cosa si sente? Questa musica è una musica natalizia. Io con questa musica voglio così salutare tutti i bambini dell'Istituto Scolastico San Giovanni Bosco di Taranto. Ciao, ciao ragazzi, perché? Perché noi abbiamo qui in collegamento il maestro del coro, Roberto Ceci. Buongiorno Roberto, benvenuto su Cittadella la Radio. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti, grazie per questa telefonata, per questo invito. Beh, è un evento molto importante, c'è l'inizio della magia, no? C'è l'accensione dell'albero, è da lì che parte tutto. E quando sarà questo evento bellissimo? Martedì 22, con inizio alle ore 18 in Piazza della Vittoria, dove già è stato installato questo mega albero natalizio. Poi una volta acceso, da quello che mi hanno detto, sarà anche proiettato degli ologrammi, insomma, ecco, quindi sarà proprio veramente una grande magia. Sì. Durante questa manifestazione organizzata dal Comune di Taranto e penso anche dagli enti, insomma, dalla Camera di Commercio, insomma, dai commercianti della zona, parteciperanno e canteranno i nostri bambini, il coro delle voci bianche del nostro istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto. Che bello. Che è una realtà corale che portiamo avanti da 15 anni questa parte, per cui forse anche per questo motivo che siamo stati scelti, nel senso che insomma ormai siamo diventati quasi un'istituzione. È sicuramente così, 15 anni, poi c'è tutto l'impegno dei bambini, no? Di questo coro, che hanno studiato, si sono preparati, si sono impegnati. Faremo dei canti tradizionali semplici, però di effetto. Poi io penso che quando cantano i bambini la magia si sprigiona ancora di più, ecco. Quindi sì. Qualsiasi essi siano. Adesso abbiamo avuto noi la fortuna di essere lì di martedì. E spero che possa capitare anche per qualche altra scolaresca, perché ripeto, sono dei momenti fantastici, bellissimi. Quanti bambini ci sono nel coro? Allora, io ne ho una quarantina, però ne prenderanno parte 32 o 33. Ok, che bello. Che ci hanno dato un limite di partecipazione. Che bello. Poi ci saranno anche dei professionisti della musica, come Francesco Greco al violino, poi presenta Mauro Pulpito, ma poi c'è un ospite... È importante. Luca Ward, un attore che declamerà dei passi natalizi. E poi ad accompagnare il coro della scuola ci saranno anche altri due professionisti, al pianoforte il maestro Vincenzo Lentini e la chitarra il maestro Liborio Scavone. Vabbè, oltre a me stesso, insomma, che dirigo il coro. La direzione. Quanti musicisti, quindi voglio dire. È importante, ma è bellissimo. È bellissimo. Poi un ringraziamento anche al signor D'Alto, che tra gli organizzatori, che ci ha coinvolto in tutto questo, in questa grandissima manifestazione. Che bello. E poi io francamente penso che sia forse una delle primissime volte a Taranto, poi dopo il Covid, dopo il fermo certo. Questa pandemia, penso che sarà veramente una cosa esplosiva. Abbiamo bisogno di ritrovarci tutti quanti insieme, e credo che la bellezza sia proprio nell'arte, ma in questo caso nella musica, nelle canzoni di Natale, che saranno sublimate dalla presenza di questi bambini, da questo coro di voci bianche. Quindi è una cosa bellissima. 22 Noi novembre la stiamo mettendo tutta, ma è certo. Certo. Ore 18. Sì. Poi noi ci esibiremo come concerto di Natale anche il 13 dicembre nella chiesa di San Giovanni Bosco, come concerto di Natale scolastico. Poi magari bellissimo. Se vorrete, ne riparliamo. Ecco, occasione per riparlarne. Ne riparliamo. Sì. Adesso 22 novembre ci siamo quasi, alle ore 18, Piazza della Vittoria per l'accensione dell'albero.